Umberto Bossi, ex leader storico della Lega Nord, non nasconde le sue opinioni riguardo alla nuova direzione presa dal partito sotto la guida di Matteo Salvini. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Bossi ha espresso le sue critiche durante un incontro con una trentina di persone, compresi alcuni rappresentanti locali, ex ministri ed ex parlamentari, definendo la Lega attuale come la copia meno fortunata di Fratelli d'Italia. Francesco Verderami, portavoce della riunione, spiega che non si tratta di un'occasione informale, ma di una discussione seria sull'associazione politica alla quale stanno lavorando da tempo, con discrezione per evitare qualsiasi impressione di un tentativo di scissione. Bossi, nonostante il suo stato di salute non ottimale, dimostra di essere lucido nelle sue analisi e utilizza il suo linguaggio franco per criticare Salvini e la sua linea politica. Afferma che Salvini ha trasformato la Lega in un partito di estrema destra, proprio mentre al governo c'è Giorgia Meloni con il simbolo della fiamma. Bossi mette in dubbio la capacità di Salvini di attrarre voti rispetto a un partito come Fratelli d'Italia. Tuttavia, sembra che la comunicazione tra Bossi e Salvini sia interrotta da tempo, con Salvini che non risponde al telefono e Bossi che non lo vede da molto. Nonostante ciò, altri membri della Lega come Giancarlo Giorgetti e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, hanno fatto visita a Bossi in passato.